дорогим, с рыжким. Sono i vicini che si stanno prendendo a mazzate per il per il parcheggio. Vabbè. Oh, AC Milan! Ciao a tutti ragazzi, bentornati, benvenuti. Nuovo video qua sul canale Lollo, i milanisti official. Se sentite dei disturbi qua fuori, no, non preoccupatevi. Sono solo i vicini che si stanno prendendo a mazzate. Allora, vi spiego una cosa. Innanzitutto partiamo, vi metto una foto. Oggi è il World Radio Day, quindi così, per ricordare, metto la foto della mia prima esperienza in radio, che risale a 15 anni fa. Stavo a Miami ed ero a Radio 105 a Miami. Ve la faccio vedere. 1, 2, 3. E niente, così, se non c'entra niente, basta. Oggi è Match Day, ragazzi. Oltre ad essere il Radio Day, è anche il Match Day. Ma oggi parleremo poco della partita di questa sera. Incrocio solo le dita, ragazzi. Incrocio solo le dita perché so, c'è una motivazione, perché questo video poi ve lo vedete anche domani. E quindi tutti i sabati mi dite: ma Lollo, ma se fai il video che parli della partita, poi io me lo vedo la domenica ed è il video è già del giorno. Vabbè, ok, niente. Allora oggi incrociamo le dita per la partita di questa sera. E ragazzi, ormai mancano poche ore. Che ore sono? Sono le 2:30. Mancano poche ore. Allora partiamo a parlare di tante cose. Allora, prima vi faccio vedere una cosa, poi vi spiego il problema. Vi faccio vedere la foto che non capirete, ma poi vi spiego il problema. 1, 2, 3. In questa foto vedete un post di Sport.Sky, quindi Sky Sport, in cui parla, ha fatto questo articolo gigante, un articolo gigante in cui si parla dell'annoso problema in cui la ragazza di mio zio Matteo Hernandez ha fatto una storia in cui si vede mio zio Matteo Hernandez che là nell'angolo in fondo sopra lo scaffale ha la maglietta della Juve. Cioè raga, è come se, faccio un esempio, state lì cioè è come se io avessi, questa è la sciarpa del Milan, questa è la sciarpa del Milan, è come se io la mettessi qua così, la sciarpa del Milan, ok, e la mettessi lì e faccio una storia con la sciarpa del Milan e qualcuno si accorge, ragazzi. Allora, partiamo dal principio che, tanto per cominciare, magari la maglietta della Juve c'era lì e magari la usa per spolverare, non lo so raga, magari la maglietta della Juve la usa per spolverare, non lo so, magari la usa per spolverare. Due, la maglietta, quanto pare, poi dai rumors, era la maglietta di CR7. Ora, per quanto si possa perculare CR7, tutto quello che volete, ma io da sportivo, se quella lì non fosse la sciarpa del Milan ma fosse la maglietta di CR7, magari non la tengo in vista, come non la tiene in vista mio zio Matteo Hernandez, ma me la tengo. Cioè è comunque un cimelio sportivo. È come se avessi la maglietta, non lo so, di Zanetti. Io non so, Zanetti non è mai stato mio capitano e non lo sarà mai. Ma se nella vita qualcuno mi avesse regalato la maglietta di Zanetti, l'avrei comunque tenuta, perché comunque è un bel cimelio di un giocatore, di uno sportivo che ha giocato in un'altra squadra di Milano, anche se non è la mia squadra che tifo, però comunque ho stima per il giocatore Zanetti. Ecco, quindi hanno montato, no, tutto questo bordello semplicemente perché mio zio Matteo Hernandez a casa sua, nell'angolino, alla maglietta di CR7, non lo sappiamo, alla maglietta della Juve. Tutti ovviamente, no, vabbè, giornale per rompere le palle, no? Come sempre, e a proposito di questa cosa, vi devo mettere un meme, fatemelo ricercare, perché ovviamente devo ricercarlo. 1, 2, 3. Questo è il meme in cui quando la fidanzata posta per sbaglio una maglia della Juve e tu devi prendere precauzioni contro paratici per non fare venire a casa tua a romperti le palle. Allora ragazzi, queste erano insomma le due cosine che ci hanno fatto un po' ridere questa mattina. Allora oggi parliamo di calciomercato, ma soprattutto a fine video ragazzi parleremo, a fine video faremo il format scusi una domanda, dove io risponderò a tutte le centinaia, no, risponderò a una decina di messaggi. Stamattina avete esagerato, 200-300 me ne avete mandate di domande. Risponderò come sempre a random, no, una decina di quelle a random. Ah, poi volevo farvi vedere un'altra cosa ragazzi, vi metto. Allora, voi sapete che stamattina sulla Gazzetta è uscito un articolo. Adesso abbiamo perculato la Juve, adesso perculiamo un po' l'Indaisti, castori nero assurdi. Allora, questa mattina esce questo articolo che si chiama bla 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 bla.
il giovane futuro è nero azzurro. C'era tutto questo articolo della Gazzetta in cui si parla dei tre giocatori sono giovani all'Inter, tutti gli altri c'hanno la mia età, c'hanno quasi 40 anni, e si parlava di questi tre giocatori e veniva dipinto una squadra, una rosa futuribile di qua e di là, e questo è quello che viene scritto sulla Gazzetta. Dopo tu vai a vedere i dati, perché lì i dati non mentono mai, vai a vedere i dati e vai a vedere, e vi faccio vedere una foto. 1, 2, 3. Andiamo a vedere la media di anni dei giocatori della Serie A. Primo posto c'è il Milan con 24 anni di media, quello più giovane 24 anni di media. E poi andiamo a vedere bla 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 bla. E chi è la squadra con l'età più alta in assoluto? È l'Inter con 28,1 anni di media. Quindi l'articolo possono dire quello che vogliono, poi dopo i fatti e i numeri dicono un'altra cosa. Ma come sempre sono andato lunghissimo e quindi devo andare in sigla. E intanto che voi vi guardate la sigla, io chiudo un po' la finestra, perché sennò mi entra troppa luce e poi mi incasina tutti i colori del video. Aspetta ragazzi, allora pollice in su a questo video. Se non lo volete fare per me, fatelo per i vicini che prima si stavano prendendo ammazzate. Adesso tra l'altro controllo se è andato tutto a posto. Iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto. Abbiamo superato i 13.008, quindi puntiamo verso i 13.009. E niente, basta tutto qua. 1, 2, 3, sigla. Oggi è un video abbastanza itinerante. In questo video ho girato parecchio. Adesso però mi serve un po' di luce. Aspettate un attimo. Vabbè, aspettate un attimo ancora. Oh, così dovrebbe andare. Dovreste vedermi meglio. Allora, veniamo a quelle che sono... oggi così, ragazzi, sono contento. Allora, veniamo da... Allora, questa qua è una notizia che non volevo leggervi, ma me l'avete mandata tutti. E allora la devo leggere per forza. Aspettate che faccio la copertina. Allora, Milan, Scudetto e Governo Draghi. La strana coincidenza. Circola una curiosa coincidenza per cui il Milan e il Governo Draghi, Brunetta, Gelmini e Carfagna, sono tornati al governo con il Governo Draghi. E l'ultima volta che il Milan ha vinto lo Scudetto c'erano questi tre alla guida, insomma alla guida, nel governo. Ma la politica non me ne frega una mazza, quindi vabbè. Mi faceva ridere sta cosa, ma facciamo le corna. Adesso sapete che sono abbastanza scaramantico. Io come il mio amico Mauro Suma siamo abbastanza scaramantici. Tauven, iniziamo a parlare di mercato. Tauven, Milan, sfida con il Lanchester. Adesso so già che i miei amici, il mio amico Ignazio e gli altri amici che mi scrivono tutti i giorni dall'Inghilterra mi diranno: Lolo sbaglia a dire Lanchester. Non lo so dire, ragazzi. Io dico Lanchester, non lo so. Io lo conosco, parlo inglese, ma Lanchester. Non riesco a dirlo, fa niente. Come riportato da Eurosport, lo dico questa volta alla testata, il Lanchester, insoddisfatto di Under, è interessato a Tauven e in estate sarà libero a zero. Sfida al Milan per il francese. Raga, di Tauven abbiamo già parlato là, meglio. Ho parlato più di Tauven in questi video che di mio figlio con la mia compagna, cioè. Invece al Milan potrebbe tornare Pessina. Milan Pessina potrebbe tornare per 10 milioni di euro. Come riportato da Il Giornale, che conferma tutte le precedenti news, il Milan potrebbe riprendere Pessina alla metà del valore attuale. In questo momento il valore attuale, secondo tanti, di Pessina è di 20 milioni, quindi il Milan potrebbe riacquistarlo per una cifra intorno ai 10 milioni. Non lo so, raga, non lo so. Io tutto ciò che arriva da qua, da vicino a casa mia, Bergamo... No, raga, non... No, grazie. Come quelli che arrivano da Torino. Da Torino Juve, perché da Torino d'altra parte magari qualcuno di buono ne esce. Da Torino Juve e da Bergamo preferirei evitare di andare a comprarli. Poi, questione Milan spina Ibra Sanremo. Posso dire una cosa, ragazzi? Per chi non lo sapesse, Ibra deve andare a Sanremo. C'è il problema di quando gioca il Milan, quando c'è Sanremo. Mi fa un po' incazzare sta roba. Cioè, c'è il Milan e poi c'è tutto il resto. Io capisco che magari possa essere un contratto che è stato fatto prima, tutto quello che volete. Non la digerisco sta cosa, raga. Prima il Milan, che è la cosa più importante. Stiamo lottando per dei palcoscenici importanti. E poi, eventualmente, c'è tutto il resto. Senza nulla togliere a Ibra, questa è la mia idea.
Boh, comunque, Milan, Rebic e Mandzukic con la stella rossa. Pare proprio che Rebic e Mandzukic saranno i due titolari, i due giocatori titolari che giocheranno poi in Europa League contro la stella rossa. E giochiamo giovedì, ovviamente, a Belgrado. Ultima cosa che vi volevo dire è per quanto riguarda una notizietta, anche questa, che però arriva da Don Diario, che non so manco chi sia. Dalla Spagna, il Real avrebbe deciso di lasciare partire Isco a zero. Tanti mi avete scritto: Lollo, cosa ne pensi eventualmente di Isco, di andare a prendere Isco? Raga, Isco è forte, però se il Real lo manda via, però qualcuno mi ha detto: Lollo, anche Theo Hernandez l'ha mandato via. Sì, però parliamo di due cose un po' diverse. Non lo so, ragazzi, vedremo. Bene, veniamo a quello che è il vostro format preferito del sabato, nonché il mio format preferito del sabato, che è... Scusi, una domanda... Allora, me ne avete mandate, boh, mi sembra 190 o 200 di domande. Quindi vado a caso. Primo, Alessandro, scusi, vuole un Baselli? No, grazie. Emanuele, quando Mandzukic avrà l'opportunità di partire titolare? L'abbiamo appena detto, probabilmente, vedi Ema, non lo sapevi, ma mi hai fatto la domanda sull'ultimo argomento. Probabilmente contro la Stella Rossa, la Stella Rossa. Simone, secondo te questo Milan può arrivare in fondo in Europa League? Secondo lui può arrivare sia in Europa League che in campionato, che cosa ne pensi? Me lo auguro, speriamo di sì. Il mio amico Ghilli, per lavorare nell'AC Milan, ti hanno cercato loro o hai fatto domanda tu? Mi hanno cercato loro tramite un amico in comune che stava organizzando questa cosa. E Lollo, vuoi fare questa cosa? Cioè, minchino, ci mancherebbe, sì. Denis, scusi, lo vuole un Baselli? No, non lo voglio. Gabri, quand'è che il datore di lavoro ti lascerà un po' di ferie? Il mio datore di lavoro, come sapete, ovviamente è mio figlio, e un po' di ferie penso proprio che non me le lascerà fino a quando avrà probabilmente 18 anni, quindi tra 16 anni quasi, 16 anni e mezzo, quindi è un po' lunga ancora da aspettare. Fede Tony, che cosa ne dici se vinciamo lo SC, ti fai i capelli biondo platino come Castiglieco? Ma dove, raga? Al massimo mi tengo i capelli bianchi che ho. Ce l'ho già i capelli bianchi, e anzi me li faccio biondo platino. Tra l'altro, non so, forse qualcuno me l'ha chiesto tra di voi, ma ha scritto Lollo, ma perché, ragazzi, voi non siete d'accordo, ma io ho tanti capelli bianchi e ce li ho perché io già a 20 anni io sono un po', come vi ricordate, Penna Bianca, quello che giocava nella Juve, che era, non mi ricordo come si chiamava di cognome, che a 20 anni aveva i capelli bianchi. Ecco, io non così bianchi come lui, però io qua a 20 anni avevo già i capelli così. È una questione di genetica, And Fabris, come sei arrivato a lavorare per il Milan? Sono arrivato a lavorare per il Milan perché mi hanno contattato, perché probabilmente hanno visto in me una persona, un lavoratore con quelle caratteristiche che loro cercavano. Una cosa che molti di voi non sanno, vi siete accorti prima quando vi ho fatto vedere la foto di Radio 105 Miami, no? La mia esperienza lavorativa in radio, nei media, non nasce qua su YouTube 3 anni fa, ma è una cosa che di 20 anni fa. Io come produttore inizio 20 anni fa, faccio radio da 20 anni, ho fatto tantissime esperienze prima di arrivare appunto a lavorare per il Milan. Non ho fatto solo YouTube, quindi mi sono trovato un giorno che il Milan mi ha chiamato. No, ho girato i palchi di tutta Italia per 10 anni, tutti i venerdì e tutti i sabato. Villa Michè, come ti ha cambiato la vita la proposta del Milan? Raga, mezzo, vi siete fissati. Niente, la mia vita va avanti nello stesso identico modo. L'unica cosa che è cambiata è che mi sta aumentando tantissimo le persone che mi seguono sul mio Instagram. detto proprio di fatto. Poi non è che sono arrivato a 50.000, sono comunque a 20.000, no? Meno di 20.000, non lo so. Non le guardo neanche quelle cose lì, ragazzi. Z4, quando apriranno gli stadi sarai il primo ad andarci, vero? Assolutamente sì. Poi, tra l'altro, quando sarà possibile aprirli, con il Milan faremo tantissime belle cose. Giovanni, secondo te Gigio è tra i 6 portieri più forti del mondo? Sì, e direi anche tra i 3 portieri più forti del mondo. Fratello, non penso che risponderai mai a questa domanda. Ma preferisci il Milan o la... Dai, ragazzi, il Milan o la F? Milan è Milan, le donne però sono sempre le donne, cioè nel senso, mi capirete, anche le donne capiranno, cioè se preferisci l'uomo, uno a cui piacciono gli uomini, o uno a cui piacciono gli uomini, preferisci l'uomo o preferisci il Milan? Cioè il Milan piace a tutti, ma le preferenze sessuali è un'altra roba, stanno su due piani completamente diversi. Lofe 10, ciao Lollo, tu credi che Oge possa tornare ad essere decisivo come nelle prime partite? Sì. Sì, penso di sì, penso che abbia bisogno un po' di
di pausa, perché come vi ha raccontato l'altra volta Mauro Suma, Mauro nelle nostre dirette insieme, vi ha raccontato che lui ha giocato quasi 40 partite fino a poco tempo fa, tutte sempre senza fermarsi, quindi era abbastanza stanco. Cristian Gasperini, ciao Lollo, da 1 a 10 quanto ti mancano le serate? L'ho detto prima ragazzi, le serate mi mancano parecchio. Per 10 anni ho fatto serate tutti i venerdì e tutti i sabato, non tutti, la maggior parte dei venerdì e tantissimi sabato, se non tutti i sabato della mia vita, quindi sì, mi mancano parecchio. La mia amica Giuliana, Lollo, qual è il tuo motto di vita? Oddio, questa è bellissima. Sorridi alla vita, sono sempre stato così. E infatti ogni tanto qualcuno di voi mi scrive: ma Lollo, ma tu ridi sempre? E raga, sono fatto così, che cazzo ci devo fare? Il 99% delle mattine mi sveglio felice e niente, sono fatto così ragazzi, non posso farci niente. Ma meglio così che svegliarsi musoni. Mi ha sempre permesso comunque di affrontare la vita in modo positivo. Tipucciarelli, la squadra completo, presagio di sventura. Sento che sta cosa che stasera succederà qualcosa. Ma no, ma perché? Perché Tipucciarelli? Ma no, ma abbiamo la squadra al completo, abbiamo fatto in emergenza 2 mesi, 3 mesi. Speriamo che invece sia di buon auspicio. Pier Giorgio, verresti in live con noi su Twitch? Pier Giorgio, per venire in live, per fare le altre live, io ho il problema che adesso facendo le live per il Milan non posso andare in altre live, o perlomeno devo comunque informare il Milan, quindi non posso andare in tutte le live che vorrei andare. È diventato un po' un problema, ovviamente gradito problema, no? Lavorando per il Milan. Marco, com'è cambiata la tua vita da quando lavori per il Milan? Ti aspettavi qualcosa di diverso? No, ragazzi, la mia vita non è cambiata assolutamente niente. Cioè, io continuo a fare i video a voi. Mi è aumentato tantissimo il lavoro. Mi è aumentato tantissimo il lavoro perché ovviamente le puntate per il Milan, essendo 3 volte a settimana in diretta, bisogna prepararle le puntate, perché non è che tu arrivi lì, vai in diretta e parli degli occhiali. Cioè, devi parlare di qualcosa. Quindi va preparato il materiale. La mia vita sotto questo aspetto è cambiata. È cambiata perché ho molto, molto gradito lavoro da fare per il Milan. Ti aspettavi qualcosa di diverso? No, mi aspettavo esattamente quello che sta succedendo. Una società molto molto organizzata sotto tantissimi aspetti, dove vanno rispettati i ruoli, giustamente, dove va rispettato tantissimo il lavoro di tutti. E al Milan si lavora bene, ragazzi, sono sincero, si lavora bene. Ekimik, Lollo, sincero, perché pensi che il format, scusi una domanda, piaccia? Penso che piaccia perché mi arrivano 200 domande. Poi nella vita non si può piacere a tutti, e probabilmente anche questo format, probabilmente qualcuno si sarà fermato a guardarlo a 10 minuti. Gli altri 10 minuti lo guarderanno a chi piace questo format. Anche quando faccio i video che fanno 30.000 visualizzazioni prendo 20 dislike, ma chi se ne frega, nel senso, nella vita non si può piacere a tutti. Leonardo, quando porterai Total Fred sul Twitch del Milan? Ragazzi, Fred è un mio amico che ci siamo già sentiti per questa cosa. Ovviamente io non sono titolare del canale del Milan, il Milan è titolare del canale, io lavoro per loro. Io posso dire magari chi potrei avere chi mi piacerebbe avere in diretta, ma poi sono loro che decidono. Cioè, capite che non è come prima, no? Che mi chiama il mio amico: Lollo, vengo in diretta, Mario Neschio, Lollo, vengo in diretta, vieni, cioè va bene, vieni, 2 minuti prima. Capite che col Milan c'è tutto un lavoro completamente diverso. Magico Breeze, ciao Lollo, hai sentito che Andre Silva sta segnando a raffica? In quel Milan avrebbero ciccato tutti, sì. Sta facendo tanti gol, però non lo so, ragazzi. Non riesco a dispiacermi di Andre Silva, sinceramente. Ultime 3, dai. Il Mata 87, Lollo, come vedi Rebic a destra, con Leao a sinistra e Ciala dietro Zlatan? Ne abbiamo parlato sul canale Viola, ne abbiamo parlato parecchio, anche con Suma e anche con Serafini. È un'opzione che sta pensando anche il nostro allenatore. Vediamo poi che cosa ne uscirà. Dolcio, con i nuovi studio nascerà mai una radio rossonera in stile Milan TV? No, con i nuovi studios del Milan riusciremo a creare dei contenuti molto più belli esteticamente. Purtroppo siamo in un momento di pandemia e quindi non possiamo trovarci tutti nello stesso studio. Ma, e premio che è arrivato a 19 minuti di video, state va a court perché sta arrivando... stanno arrivando delle novità. I match. Ammazzo, che è ammazzo. Ora che lavori per il Milan, continuerai a volerci bene? Questa era l'ultima domanda, ragazzi. Io vi voglio sempre bene. Anzi, se sono arrivato al Milan è anche e soprattutto merito vostro. Perché se nessuno mi avesse mai seguito su questo canale, io non sarei mai arrivato a fare i numeri che ho fatto. E probabilmente il Milan non si sarebbe mai accorto di me. Perché poi, grazie a voi che mi avete seguito, il Milan ha visto i numeri, ha guardato il mio curriculum di quello che ho fatto nella vita e mi ha scelto. Quindi grazie anche a voi.
che mi avete supportato in questi 2 o 3 anni e spero mi continuerete a supportare, anche se il format, scusi una domanda, non è piaciuto a tutti. Non si può mica piacere a tutti nella vita, ragazzi. Un saluto a tutti, forza Milan, incrociamo le dita per la partita di questa sera e basta, ci vediamo domani. Anzi no, ci vediamo stasera per il video post partita. Ciao a tutti ragazzi, forza Milan, ne vada via il Kill Inter, mi stavo dimenticando. Ciao!